Benvenuti al punto trasmissione settimanale di approfondimento sui temi di attualità politica e economia dal centro video del Consiglio regionale dell'Umbra, Palazzo Cesaroni. Oggi sono con noi il consigliere regionale Franco Zaffini, Fratelli d'Italia. Buonasera. Ed il consigliere Luca Barberini, del Partito Buonasera. Democratico. Dicevamo attualità, eh, ieri in prima pagina sul Corriere della Sera. Eh, che quando studiavo da giornalista era la Bibbia dell'informazione forse oggi un pochino meno però è sempre una voce molto autorevole è arrivata una fortissima critica all'Umbria e alla legge elettorale di cui si è dotata l'Umbria e siccome voi naturalmente siete anche responsabili dell'Assemblea Legislativa di quanto viene legiferato eh, vi chiedo conto di queste critiche fatte dal professor Giovanni Belardelli che parla di profili di incostituzionalità della legge elettorale che ha votato il Consiglio dell'Umbria. Vorrei anche dire che il governo se ne sta occupando a una prima analisi. Il Ministro Boschi ha detto che non emergono profili di incostituzionalità. C'è tempo comunque per approfondire. A 60 giorni il governo per vedere se c'è qualcosa che non va. La critica principale è sul premio di maggioranza che viene concesso senza alcuna soglia. Gli piace vincere facile, dice il professore. Che Critica molto anche questo. Lo chiederò anche a Zaffini eh, il ruolo dell'opposizione che ha puntato al miglior perdente. Insomma, una critica piuttosto puntuta. Cominciamo proprio da Barberini per eh, vedere un po' insomma come si risponde, visto che proprio è stato detto anche che il governo Renzi deve dare una risposta su questo profilo di incostituzionalità che sarebbe emerso. Usiamo il condizionale. I, il giudizio di incostituzionalità non lo può dare certamente il Corriere della Sera, però eh, capisco che. E nemmeno la Boschi, la Boschi. Eh. No, Assolutamente, eh. questo per essere chiari c'è solo un organo eh, un, eh, costituzionale che è, è la Corte Costituzionale. Eh, è indubbio però che eh, le questioni che sono state sollevate sono su questioni assolutamente importanti. Eh, noi abbiamo fatto una legge che ha dei meriti, eh, una legge che intanto toglie il listino, toglie, sgombra un equivoco che non c'è tutti i consiglieri regionali eletti sono eletti eh, con lo stesso criterio, non ci sono soggetti avvantaggiati indicati dai partiti, ma ci sono solamente consiglieri regionali che vengono eletti dagli elettori. Quindi direi che è un primo elemento di assoluta eh, certezza. L'altra questione è un'opportunità eh, ai cittadini di scegliere, nel senso che il giorno, il minuto dopo eh, la chiusura delle urne si, ha con certezza, si sa con certezza qual è la coalizione e qual è il governatore che è chiamato a gestire eh, la, 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 la regione nei prossimi, nel, prossimo, nel successivo quinquennio. Eh, un altro elemento assolutamente importante è quello del eh, collegio unico regionale. Partiamo da una considerazione: è eh, una regione piccola e quindi frammentarla ancora di più non avrebbe avuto senso. L'altro elemento di novità è quello della, eh, della, preferenza, della preferenza di genere, cioè l'elettore, in secondo questo. Ormai andamento che è in corso negli ultimi anni ha l'opportunità di scegliere fino a un massimo di due candidati. Laddove ne scelga due devono essere con la rappresentanza di genere. Questi sono gli elementi direi di positività. Io stesso e qui avevo dubbi e ho tuttora dubbi sulla, ma è personale. Poi si deve necessariamente arrivare ad una sintesi, la sintesi ha portato a questa definizione, nel senso io personalmente avrei anche messo un... Uh, una sorta di, eh, di sbarramento, nel senso eh, avrei dato il premio solo se eh, sì, la, la coalizione vincente avesse raggiunto un determinato, un determinato quoziente, un determinato, una determinata percentuale, solo in quel caso, se non, ove non, sia stata, non fosse stata raggiunta, eh, si poteva andare chiaramente al secondo turno. Poi è chiaro, ci sono delle, eh, delle ragioni, va, la, la legge elettorale va trovata su una eh, condivisione il più larga possibile, non a caso è stata votata anche eh, in parte dalla opposizione e, e soprattutto però metto in evidenza un altro aspetto, tutte le altre regioni hanno di fatto questo sistema elettorale, quindi eh, nel senso che il doppio turno... Ce l'ha esclusivamente la Toscana e scatta solo nel caso in cui la, adesso non ricordo, ma la coalizione maggioritaria, la coalizione vigente, non raggiunga una determinata soglia che non è il 50% come nei comuni, ma è un pochino più bassa. Tutte le altre. Anche quelle governate dal centrodestra, anche quelle dove, sì, dove la legge elettorale è stata votata dal centrodestra, hanno messo sostanzialmente questo, eh, questo criterio. Cioè chi riesce a raggiungere, e anche su leggi votate recentemente, chi riesce a eh, prendere la, la maggioranza dei voti prende anche una maggioranza che assicura la governabilità, anche se non è pienamente rispettosa della, eh, del criterio proporzionale. In sostanza anche con il 35-40. Per cento, si può arrivare a prendere il 60% dei seggi. È per questo barberini che dicono che al PD piace vincere facile. Mm, ah, è una parte c'è stata una discussione, abbiamo, si è sacrificato, si è sacrificato il questo è il motivo per cui si dice piace vincere facile, però non è che al PD, a tutte, in tutte le regioni c'è questo sistema elettorale. Quello che trovo, non condividendolo appieno, quello che trovo inspiegabile nel ragionamento per venire alla domanda iniziale è che venga presa ad esempio solo la regione dell'Umbria, perché, perché no la, per esempio il Piemonte o perché no la Lombardia, il criterio di elezione è lo stesso. Bella domanda Barberini, bisognerebbe approfondire anche questo aspetto, ma passo invece a sentire la voce dell'opposizione, Franco Zaffini, <coughs> l'opposizione è stata bastonata duramente, Dall'articolo, dall'articolista, dal professore che dice in sostanza che l'opposizione ha fatto finta di fare l'opposizione, perché poi in realtà la legge l'ha votata e c'è una convenienza anche a perdere bene per avere quei posti che rimangono al di là della maggioranza. Ma ehm, rispondo veloce con una battuta che. L'opposizione ha lavorato per il miglior perdente innanzitutto per garantire un posto alla governatrice Marini, posto che eh, perderà le prossime elezioni e quindi eh, credo che sia utile per lei fare una bella esperienza da capo dell'opposizione. Eh, il motivo invece più di natura politica è che eh, si, si è voluto eh, saldare e rinforzare il ruolo del bipolarismo ehm, è importante prevedere uno speaker dell'opposizione eh, che possa rappresentare complessivamente l'opposizione nel nella prossima Assemblea legislativa, posto che l'assetto bipolare che era presente nel quadro politico nazionale centrodestra contro centrosinistra in questo momento nel Paese è mh, frantumato né il centrodestra né il centrosinistra sono più compatti come prima, ma soprattutto c'è un terzo polo che è il Movimento 5 Stelle che comunque troverà rappresentanza molto probabilmente nel prossimo consiglio regionale, quindi era importante coordinare la, opposi la futura opposizione, ripeto, che sarà capeggiata dall'attuale governatrice Marini eh, per dare un ruolo al, al dibattito, un ruolo compiuto al dibattito politico nell'assemblea legislativa. Ho mischiato serio e faceto, ma eh, questo anche per far capire. Che ogni considerazione sulla legge elettorale eh, assolutamente importante, lo dico a chi ci ascolta e eh, che ritiene magari altri argomenti molto più importanti: i guasti di questo Paese sono, a mio avviso, determinati soprattutto da una legge elettorale nazionale che ha prodotto tre o quattro parlamenti di nominati, gente improbabile. Stavo per dire inqualificabile, ma avrei sbagliato termine. Gente largamente improbabile, incapace di fare politica che è stata nominata in Parlamento in virtù di amicizie, conoscenze personali, simpatie e, e, o, o peggio elargizioni. Quindi eh, um, la legge elettorale è veramente importante e su questo noi ci siamo mh, battuti, credo, eh, adeguatamente uscendo dalla commissione, non partecipando ai lavori di commissione nel momento in cui abbiamo capito. Che la maggioranza si accontentava di 16 voti, le regole andrebbero scritte tutti insieme, poi ognuno gioca la sua partita, questo per il PD e per i due socialisti che hanno dato manforte eh, non era il, il, il quadro dentro il quale discutere la legge elettorale, a quel punto noi siamo usciti dalla Commissione, non abbiamo partecipato ai lavori, eh, abbiamo in aula tentato di recuperare il possibile, Mediando alcune posizioni, dopodiché la legge elettorale eh, può, può premiare chiunque perché chi lo sa quale sarà la futura maggioranza. È ovvio che, nel gioco delle parti, nella elaborazione della legge elettorale, la parte che è maggioranza si sistema la parte della maggioranza e la parte che è minoranza si sistema la parte della minoranza. Ma è del tutto evidente che tutti noi non sappiamo chi sarà maggioranza. Dal, da, da fine maggio in avanti e non sappiamo quindi chi sarà minoranza da fine maggio in avanti io reputo che sia molto importante eh, vedere intanto con quale legge elettorale voteremo è ovvio che ci sono dei profili di incostituzionalità assolutamente evidenti questa legge elettorale è un abito tagliato su misura da un zarto bravo ma su un corpo sbilenco perché è, un, è tagliata sulla maggioranza che ha una gamba lunghissima che è il PD, e un mostricciattolo di gambetta piccolina, eh, che sono i due socialisti Rometti e Bugoni. Quindi è stata costruita per questo corpo innaturale, quasi mostruoso, vorrei dire, che cammina Sbilenco Zoppo eh, eh, e dove, dovevano trovare una qualche, un modo di garantire. Queste due persone, tanto che la legge elettorale garantisce, e correggo l'amico Barberini, non garantisce, non garantisce pari condizioni perché in maggioranza si, è, si diventa consiglieri regionali con il 2,5%, in opposizione non basta il 5%. Quindi, al di là del premio che naturalmente gioca su queste percentuali, ma allora hanno dovuto garantire che col 2,5% si potesse entrare in Consiglio regionale, altrimenti i due voti per arrivare a 16 non ce l'avrebbero avuti. Dopodiché in aula è successo altro, alcuni dell'opposizione hanno ritenuto utile, talmente utile il lavoro fatto da premiare questa legge col, col voto favorevole, il sottoscritto come capogruppo di Fratelli d'Italia. E tutti i capigruppo dell'opposizione del Consiglio regionale hanno votato contro insieme alla stragrande maggioranza dell'opposizione. Vedremo che cosa farà la, 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 la Corte Costituzionale e intanto vedremo anche chi farà, chi farà ricorso eh, a livello locale, perché tanti ricorsi sono stati promessi ma pochi ne abbiamo visti e realmente effettuati. Quindi aspettiamo di vedere quali saranno i ricorsi, dopodiché tutto si riverbererà sul futuro Consiglio regionale, ma anche sulla proclamazione degli eletti che potrebbe essere bloccata. Noi l'abbiamo detto in aula, l'abbiamo detto, anticipato che votavamo contro in virtù di tutti questi dubbi e perplessità. Vedremo quello che succede. Però non avete votato contro. Io personalmente ho votato oh, contro sì, il capigruppo dell'opposizione hanno, vota no, hanno votato contro tre persone su, mm, su undici. Su, su. undici quindi non, non è quasi medaglia all'opposizione partita... tu che fai il commercialista non dovresti sbagliar di conto un terzo, un terzo. perché se sbagli di conto eh, poi mi preoccupo un terzo, un terzo. Bene, eh, no. da qui partiva la critica all'opposizione ma Zaffini giustamente ha ribadito qual è stato il che suo voto noi abbiamo preparato Una... il posto per la governatrice attuale che diventerà capo dell'opposizione eh. posto che vincerà Claudio Ricci con tutta la coalizione del centrodestra. e questo lo vedremo e un sorriso lo ha strappato Franco Zaffini, no, Zaffini è... ride bene chi ride Zaffini, ultimo. Zaffini è simpaticissimo. Questo gli va riconosciuto assolutamente. Dicono i saggi che ride bene chi ride ultimo: non la prendete sotto no, gamba no, perché poi dopo c'è <ride> da <senta a> piangere <ride> assolutamente. <ride> vi ho fatto sfogare sulla politica, adesso parliamo di cose che sono più vicine alla gente. Visti i tempi che abbiamo, direi un paio di temi: lavoro e salute. Cominciamo da Barberini perché pare che arrivi finalmente a compimento questa riforma del governo Renzi che è chiamata Jobs Act. Eh, insomma Barberini, che cosa cambia sulle prospettive di lavoro che manca qui in Umbria? Che cosa può portare questa riforma del governo? Che cosa vi aspettate? Ma eh, intanto una doverosa analisi. Eh, tutte le categorie, la politica, le organizzazioni sindacali, gli imprenditori, il mondo professionale è eh, consapevole di una difficoltà nel versante del lavoro. Eh, anche e soprattutto direi nella nostra regione c'è questa necessità, un'esigenza eh, dei nostri giovani, oggi fino a qualche anno fa si parlava solo di ricerca di lavoro per i giovani, oggi è drammaticamente un'esigenza anche eh, e direi soprattutto anche per eh, le, la, le persone in mezza età che vengono espulse e non hanno più occasioni eh, lavorative, quindi partendo da questa da questa difficoltà che è ormai conclamata eh, vi è la necessità di invertire. Lo direi che ci sono state una serie di atti importanti per cercare di eh, favorire la ripresa occupazionale. Il primo è iniziato con una legge di stabilità per il 2015 che ha introdotto dei forti meccanismi di incentivazione per favorire le eh, assunzioni a tempo indeterminato, questo è l'elemento. Favorire a tempo indeterminato perché di fatto il datore di lavoro, senza creare alcun svantaggio per i lavoratori dipendenti, può assumere e non pagare contributi per i primi, eh, per i primi tre anni del rapporto. Eh, il Job Act eh, introduce eh, opportunità per favorire l'occupazione. Eh, Oggi, diciamo eh, con meno rigidità e con meno oneri, per l'impresa e per il meno costo loro, senza che questo pregiudichi diciamo, quanto prende il lavoratore dipendente, eh, vi è l'opportunità di favorire questa, questa ripresa. Oggi gli strumenti ci sono, Possono, partendo da questa considerazione, dobbiamo creare le occasioni per trovare lavoro, per dare lavoro ai nostri giovani, per dare nostro, lavoro ai nostri cittadini. Questa è la prima vera emergenza. Eh, può, è contestato? Eh, è sicuramente una... Eh, ha creato grandi difficoltà però eh... Fino ad oggi queste situazioni non, non hanno favorito, anzi hanno creato purtroppo drammaticamente tanta disoccupazione. E allora introdurre elementi nuovi che favoriscano, che vengano incontro a questa esigenza nel rispetto di tutta una serie, perché l'imprenditore non potrà dire ti licenzio perché mi sei antipatico, può però creare occasioni per favorire questa ripresa eh, è sicuramente necessario. Oggi eh, chi vuole assumere non ha più giustificazioni, lo può fare perché non c'è quella rigidità del passato, ma questo non ha determinato la, eh, il, il venir meno diciamo, di quelle garanzie che sono costituzionali, che sono nell'inside nel, della nostra società di garanzia del, 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 del lavoratore. Quindi è un'opportunità che va colta al volo perché così non possiamo andare avanti. Di solito quando c'è la stagnazione comunque l'innovazione, la riforma muove le acque, no? Quindi, questo Dobbiamo è assolutamente crederci in, in questo per, per il futuro della regione, per l'economia e per il lavoro delle persone, non più solo dei giovani, come sottolineava. Poi. poi è evidente che, la che gli strumenti di politica eh, economica e l'attività legislativa sono in particolar modo affidati al Parlamento. La Regione ha una funzione derivata, secondaria, può fare tanto, però partendo da queste eh, attività, da questi strumenti legislativi, eh, possiamo già dal 2015, e, e gli indicatori sono lì a testimoniarlo, eh, sperare in una ripresa dell'occupazione anche nella nostra Regione messi accanto all'attività legislativa anche agli strumenti che possiamo mettere in campo, fondi comunitari, eh, tutta una serie di politiche eh, attive del lavoro, tutto questo può indubbiamente favorire la ripresa occupazionale anche nella regione dell'Umbria. Vedo un Franco Zaffini particolarmente carico, il sorriso lo strappa spesso, ma oggi proprio è venuto carico, preparato a vincere le elezioni, quindi avrà sicuramente eh, il centrodestra sarà a conoscenza Zaffini di quello che farà il centrodestra quando e se riuscirà a vincere le elezioni. Però c'è anche una domanda che vorrei fare a Franco Zaffini e, e anche a Barberini. Vi candidate per le prossime elezioni regionali? Perché non esistono ancora liste pronte di nomi eh, depositate. No? Quindi Zaffini che cosa farà? Allora, Franco Bolli perché eh, il tempo ci penalizza. Sì. Non condivido tutta questa smania di inglesizzare. Il decreto lavoro contiene degli elementi interessanti. Eh, ritengo che mh, vada calato su una realtà di eh, forti stimoli alla ripresa che non possono che essere di natura monetaria. Eh, come Barberini sa, eh, facendo questo lavoro appunto lui tutti i provvedimenti sul lavoro possono essere e saranno vanificati da una deflazione che in questo momento sembra essere inarrestabile, cioè un calo dei prezzi e un abbattimento drastico dei consumi. Solo rimettendo moneta in circolazione, solo cambiando la politica monetaria purtroppo a livello euro, perché ci siamo andati a infilare dentro questo contenitore maledetto, eh, potremmo riuscire a eh, rinnescare una, una dinamica di crescita dentro la quale ovviamente i provvedimenti del decreto lavoro potrebbero essere utili. Al momento temo che grandi benefici non ne troveremo, fino a che non si accoppierà, ripeto, una forte rimissione di liquidità nel circolo dell'economia. Centrodestra eh, centro centrosinistra: la precondizione per giocare la partita era stare tutti insieme. In un quadro tripolare, dove in Umbria il movimento 5 Stelle pesca, soprattutto a sinistra, avendo tutti i rappresentanti di sinistra e facendo tutti i ragionamenti di sinistra, era fondamentale in questo momento mettere tutto il centro destra dentro un contenitore e riconoscersi in una figura alternativa alla governatrice Marini che è il sindaco di Assisi, Claudio Ricci. Insisto a dire, al di là dei propri meriti personali che sono tanti, perché Claudio è una persona in gamba, è un ingegnere, è una persona capacissima, culturalmente eh, di, di livello elevato, eh, un amministratore eh, testato in 20 anni di amministrazione della città simbolo del centrodestra Umbro. Eh, è però divenuto, grazie alla sua azione in mezzo alla gente, il simbolo del cambiamento. Quindi dietro a Claudio Ricci tutti insieme chi vuole cambiare in Umbria, chi, tie chi ritiene che l'Umbria vada bene così, che le cose sue e della politica vadano bene così, deve votare la Marini, deve preservare il vecchio. Se si ritiene che bisogna cambiare, non è certo il PD che può cambiare, non è certo la Marini che può cambiare, ci ha fatto vedere in cinque anni quello che fa e quello che vorrà fare, deve cambiare mettendo altra gente, altre persone, altre facce. La democrazia ha bisogno dell'alternanza, se non funziona questa macchina di eh, eh, regolarità funzionale della democrazia che è l'alternanza... La democrazia è bloccata, è finta, non è più democrazia. Questo, ovviamente, non è colpa di qualcuno in particolare, è colpa dell'opposizione che non ha saputo fare opposizione, è colpa della maggioranza che invece che andare a cercare consenso fa marchettismo, fa proselitismo elettorale, Ma fa Zaffini, modo di scarico. Ma Zaffini, che cosa allora, vuol fare? Chiudo. noi la precondizione l'abbiamo costruita: la precondizione era andare tutti insieme. Fratelli Italia, Franco Zaffini hanno lavorato fortemente per questo. Altri facevano finta di lavorare per l'unità del centrodestra e invece giocavano sempre ad ottimizzare la sconfitta, come tante altre volte fatto in passato. E di fronte a questa cosa Franco Zaffini, che ha fatto tre mandati da consigliere regionale di opposizione, dice «non mi ricandido, perché non serve il quarto mandato da opposizione, quindi o si vince». E allora probabilmente Franco Zaffini potrà tornare utile e sarà a disposizione di chi governerà questa regione, che io ribadisco sarà Claudio Ricci. O se si perde il quarto mandato da oppositore di Franco Zaffini non serve a niente, serve altra energia, serve altra roba, serve di dare ricambio, serve di fare spazio. Io non ritengo che si possa stare per più di tre mandati nello stesso ruolo, diverso è se si vince e se si cambia ruolo politico. Quindi Franco Zaffini non si candida a preferenza, porterò. Aiuterò, farò la mia campagna elettorale come fosse la mia, come fosse la mia personale, la farò, la farò a beneficio dei Fratelli d'Italia e di giovani che hanno meritato la nostra fiducia in tanti anni di attività e di attivismo politico. Chiarissimo! Barberini invece solo un mandato, quindi non è così. Eh, vecchio e consumato, da non riproporre. Anche perché anche Lei... lui deve cambiare ruolo. Ha fatto un mandato da maggioranza. Adesso spera di fare l'assessore. La Temo, sono... che, sarà dura. Temo <ride> Zaffini... che sarà dura. Farà anche lui il consigliere d'opposizione, così anche loro impareranno che significa Zaffini... avere ragione in, in tante occasioni e eh, trovare sempre i voti contro. Facciamolo dire al consigliere Barberini. Allora, Zaffini ha detto due bugie. Allora, la prima, non, non, non credo proprio che la Marini rappresenti il vecchio, e qui non, eh, faccio come flash, non dico altro. Eh, L'altra bugia, o meglio, è, è un'affermazione che dà chiarezza finalmente: eh, il candidato eh, Ricci è il candidato alla destra. Molto, non è più quell'etichetta di civismo che voleva far apparire, vuole far apparire, è il candidato diciamo, del centrodestra Del cambiamento? Però è il candidato di chi vuole cambiare. Detto questo, detto questo a di questo, partire questo, dal centrodestra assolutamente l'esperienza dei vostri governi nazionali eh, mi eh, fa pensare che di cambiamento in campo ne mettete sempre poco, ne avete messo sempre poco. Quando avete Beh, avuto l'opportunità Perugia, già poi, le primi, poi, i primi poi, segni poi del cambiamento si vedono a Perugia. Per quanto mi riguarda in via del macello, per quanto fangeli. mi riguarda la città, ci abbiamo pochissimi minuti, eh, per quanto mi riguarda non sono certo io a dire eh, se eh, mi ricandiderò, sono a disposizione di un partito, eh, ho fatto un mandato. Con molta chiarezza e con altra nettezza e chiarezza dico io: quattro consigli, quattro, tre mandati in consiglio regionale non li farò mai. Per me il meglio una persona lo dà in un arco temporale ben limitato. Quindi eh, c'è la mia disponibilità per un secondo mandato. Ma eh, credo che sia giusto limitare eh, l'esperienza politica, quantomeno la rappresentanza nello stesso luogo, a non più di due mandati. Su questo per me è una regola che direi molto ferrea. E, perfetto. e mi ci trovo pieno perfetto Barberini, chiarissimo. Quindi voterà contrario alla Deroga per Brega, perché Brega ha fa fatto due mandati Buone... quindi vuole fare il terzo. Vedi, e lui è contrario Franco, al terzo mandato, voterà contro vedi, la deroga per Brega. Vedi, vedi Franco? Eh, faccio il consiglio regionale, ma per una strana. Eh, per questa idea che ho della politica non sto in nessun organismo del mio partito in nessuna assemblea partecipo e non ho alcun diritto di voto né nella quella comunale, né nella provinciale, né nella regionale capisco che per voi è difficile capirlo queste sono un po' no, le regole del gioco no, quando che... si gioca, si gioca solo in un ruolo noi abbiamo questa bella Ma, tradizione me lo fatti giocare l'ultimo minuto la verità è che minuto... siccome è De Foligno dentro il PD adesso c'è poco spazio no, parliamo di Foligno, voglio andare l'ultimo cioè, minuto abbiamo... Ma come è di Foligno in questo momento dentro il PD è andato in disgrazia, perché sta dentro, dentro quel quadro malefico. Che è... Hai una rappresentanza, tutto, oggi ha sognato, ha sognato parecchio e quindi ha un'immagine una visione diversa. La conversazione è piacevole e strappa anche più di un sorriso sì. stamattina. Il tempo è quasi finito. Una domanda a risposta ultra breve. Barberini è di Foligno. Zaffini si batte per l'ospedale di Spoleto. Zaffini dice che manca il primario, che c'è tutta una situazione da risolvere. Ricchia la manca. risolverà quando vincerà Claudio Ricci e diventerà assessore. Barberini su Foligno Spoleto, limitiamoci a questi due ospedali che hanno fatto molto discutere la politica qui oggi. Diceva prima Franco Zaffini su questa cosa, forse una delle poche cose in cinque anni ci siamo trovati d'accordo. No, eh, no vabbè, ci siamo trovati vero. su parecchie cose, però devo su questa. Eh, io sono convinto, intanto una premessa: i primari a Spoleto si fanno già, si faranno eh, quindi con molta chiarezza. Non serve aspettare maggio-giugno, nel senso che già a marzo saranno chiuse eh, le procedure, quindi sia quello di chirurgia sia di, quello di anestesia saranno, saranno chiusi e questo c'è stato confermato anche in commissione sanità dal direttore eh, generale pochi giorni fa. La seconda questione. Eh, Sappiamo che ci sono due ospedali importanti in un pezzo di Umbria, eh, importante ma distanti tra loro solo 25 km e, e per essere brevi eh, dobbiamo dire con, con chiarezza chi fa cosa, evitare duplicati, dare una risposta di qualità, di sanità a quel territorio dell'Umbria che può rivolgersi anche extra regionale può rivolgersi anche a altre parti importanti dell'Umbria perché tutti i disegni della sanità si fanno tenendo conto un quadro complessivo però è ora di cominciare a mettere sul piatto e dire con chiarezza chi fa cosa non significa sminuire l'uno all'altro però dire cosa si fa a Spoleto cosa si fa a Foligno con chiarezza e oggi il cittadino Umbro in generale il cittadino ha bisogno di buona sanità se poi deve fare 5 km in più e tra l'altro con, con una strada eh, ottimale a quattro corsie con un, una percorrenza velocissima, insomma, in brevissimo tempo credo che non sia assolutamente il problema. L'importante è che sa quando va all'ospedale riesca a trovare la persona di qualità che ha la casistica, perché oggi in sanità eh, si dà la risposta. Quando Perfetto. chi ti cura ha avuto l'opportunità e la possibilità di vedere più casi, perché lì diventa la risposta di qualità. Grazie il medico che opera dieci volte all'anno non ti ha risposto. risposta chiarissima, mi viene una battuta al volo: speriamo però che non si paghi il pedaggio per andare là fuori dal castello. No, non, lì non, lì non no. abbiamo, abbiamo Zini, certezza. Sì. L'arbitro ha concesso un minuto di recupero, lo condivido al 100%. Eh, Luca Barberini è una persona intelligente, sta fuori posto, ma eh, tante, tanta gente intelligente sta fuori posto in Italia, quindi eh, condivido al 100%, ma attacco alla chiusura del suo ragionamento per dire quando finalmente chi deve ci dirà che cosa deve fare Foligno e che cosa deve fare Spoleto, gli organi competenti, a cominciare dai consigli comunali, devono deliberare. Tutto questo procedimento deve essere alla luce del sole perché i cittadini ormai l'anellino al naso non ce l'hanno più, quindi o le cose le condividono o le cose non si fanno, semplicemente non si fanno. Fino ad oggi questa integrazione che abbiamo tante volte eh, reclamato sia noi che i colleghi, sia io che, che lui, eh, che altri colleghi di quel territorio. Eh, non si è mai realizzata perché mai c'è stato messo sul, sul tavolo un documento che dicesse che cosa si fa a Spoleto e che cosa si fa a Foligno posto che alcuni servizi vanno fatti in comune fino ad oggi. La sensazione degli Spoletini, devo dire raramente sbagliata, è stata che la strada tra Foligno e Spoleto fosse in discesa da F Spoleto verso Foligno, eh, in realtà è piana, è pianeggiante. Quindi noi chiuderemo gli occhi oggi e ci sveglieremo fra qualche anno che Spoleto e Foligno saranno magari un'unica realtà eh, metropolitana. Eh, devono avere due ospedali che continuano a vivere, ma sapendo che cosa, quali specialità si fanno bene a Foligno e quali specialità si fanno bene a Spoleto. Credo che un consigliere regionale che si propone di fare la prossima legislatura, all'opposizione, ripeto, come Barberini, eh, 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 se manterrà questo impegno. Avrà fatto già una, un bel pezzo del, 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 del suo mandato quinquennale. Grazie ai consiglieri regionali e naturalmente a voi che ci avete seguito da cassa. Il punto finisce qui, appuntamento la prossima settimana. Grazie, arrivederci. Grazie.